Cresci, o luce! Avanza, o luce! Mio figlio! Finalmente sei giunto. Chi è quest'uomo? Lui è il Salvatore. Per lunghi anni l'ho aspettato. Cosa? Presto! Aiutami a strappare mio figlio dalla morte! Procediamo con il rituale. Portami qui il calderone. Io sono il maestro dei segreti. La forma dell'anima. La mia signora non può sentirti. Ora è nella terra onda. Io servo il grande Dio, colui che dona la luce. Io accompagno la fiamma nella cui bocca il fuoco mai si estingue. Posiziona il calderone. Sotis, mostrati a noi qui, oggi, e rispondi senza menzogne. Che i tuoi occhi si aprano. Libero da ogni acqua, vieni a noi dalla corrente. Sotis, fa sì che i loro occhi si aprano. Che i tuoi occhi si aprano. Devo perdermi. Per gli dèi, in che posto mi trovo? Non devo fermarmi, o il deserto mi inghiottirà. C'è qualcuno? Cos'è quella? Una specie di tomba. Devo raggiungere quei braceri. Non devo fermarmi, o il deserto mi inghiottirà. Quell'ombra è il divoratore d'anime. Guardiani, voi che proteggete le porte, inghiottite le anime e divorate i cadaveri dei morti. Il viaggio che ho compiuto, le cose che ho visto, sono proprio come voi.
No! Anubi, dio della morte! Col vecchio pazzo mi ha avvelenato! Oh! Merda! Veleno! Io sono colui che respinge il distruttore! Io prendo l'arco e con esso squarcio il cielo! Ra, proteggimi! Tu non divorerai il mio cuore! Io sono colui che respinge il distruttore! La più debole! Tu non divorerai il mio cuore! Sono grande davanti al tuo occhio! Proverai l'ira del dio del sole!
giungerà la Duat. Torna nel mare del caos! Non andrò nella valle dell'oscurità! Succede, papà? Papà? Senu, che cosa vedi? Sono ritornati indenni da colui che sigilla gli occhi per sempre. Mio figlio è vivo. Ringrazia gli dèi. Che cosa vedi?
Il suo nemico è anche il tuo. Rifiuta il cibo del tempio. Chi lo prepara ti avvelena con la carne dei morti. Va, uccidi l'avvelenatore e rendi Menfi libera dal male. Sia lode a colui che ci salverà tutti. Aia! Amore mio. Come ti senti? Molto meglio ora che sei qui. C'è qualcosa di strano nel tuo sguardo. Che ti succede? Ho sognato nostro figlio. Bayek. La moglie del gran sacerdote è stata avvelenata. Il suo veggente crede che l'avvelenatore sia chi cerchiamo. La lucertola. Credo di sì. Il toro api è ormai in punto di morte. Andiamo al tempio. Lungo la strada mi parlerai dei tuoi sogni. Vieni, saremo più veloci in barca. Allora, come ci si sente a essere il Magi di tutto l'Egitto? È come provare a fermare le formiche a volte. Ma sono orgoglioso di aiutare il popolo. Anche io. E sono orgogliosa di servire la regina. Hai parlato con il gran sacerdote? Sì, in preparazione all'arrivo della regina. Verrà qui a Menfi? Sì. L'esiliata torna a farsi vedere nel cuore del vecchio Egitto. Il giovane Tolomeo non ne sarà felice. Vederti mi scalda il cuore, Bayek. Aia, sei tutto ciò che mi è rimasto. Ti voglio sempre al mio fianco. Sono vincolata al servizio della regina. E il nostro vincolo? È più importante che mai, ma sappiamo di cosa è capace l'ordine. Possiamo combatterlo restando insieme. Ho dato la mia parola alla regina. Cosa ha fatto lei per te che io non ho fatto? Spinge il mio sguardo fino all'orizzonte. Piangerò sempre la nostra perdita. Sempre. Ma abbiamo responsabilità che vanno al di là del dolore. Perché nessuna madre viva quello che ho dovuto vivere io. Quando ucciderò la lucertola? Quando l'avrai uccisa, lascerò Menfi. E allora ti seguirò. Andremo a caccia insieme, come un tempo. Hai parlato di sogni che ti preoccupano. Vuoi raccontarmi cosa hai visto? No. Non voglio turbare anche te. Un giorno dovremo parlarne. Quando la sabbia si calmerà. Quando la sabbia si calmerà. Quando si calmerà? Presto. Spero. Da dove cominciamo? Va al recinto del dio. Parlerò alle sacerdotesse. No, ma certo. A me il compito più ingrato. Ehi! Hai nutrito tu il toro api? No. Sono le sacerdotesse a occuparsi di tutto. Sai dove tengono il suo mangime? In quel posto, vicino alle scale. Ma da quando il toro si è ammalato, lo tengono chiuso. Ti ringrazio. La malattia del toro forse è causata dal cibo. Ma è presto per dirlo. Mi servono altre prove. Salute a voi, sorelle di Osiride. Da quanto prestate servizio nel tempio? 2 mesi, sin dalla scelta del nuovo toro. Sono una serva della regina.
che desidera con ogni forza il bene di Api. Non c'è altra soluzione. Noccioli di pesca. La metà delle vacche di mio padre moriva per questo. Meglio andare dove viene tenuto tutto il cibo del dio. Ti troverò presto, avvelenatore. Non c'è altra soluzione. Cibo per il toro. Il resto forse si trova in questo capanno. Noccioli di pesca. Se il toro Api li ha mangiati, il motivo del suo male è chiaro. È questa collana. Una delle sacerdotesse gemelle ne indossa una simile. Scopriamo se all'altra manca qualcosa attorno al collo. Potete dirmi come scorrevo. Pensavo? Questo è un modo scaltro di avvelenare un animale. Sorelle mie, è stato un incidente, vero? Uno, forse, ma così tanti. Dovevamo salvare Pancrazio! Chi? Nostro fratello. I banditi lo hanno rapito mentre eravamo insieme al mercato. Ci hanno costretti ad avvelenare il dio. Avrebbero dato nostro fratello in pasto ai coccodrilli. Non abbiamo chiuso occhio da allora. Mi dispiace molto, non avevamo scelta, noi non... Qualcosa non va. Non sono maledizioni. C'è l'ordine dietro a tutto questo. Va al tempio di Hathor senza di me. Non posso lasciare le gemelle ora. Peggiorano! Potremmo mandare un cane a leccartele. Non lasciarmi a marcire con questi banditi ripuglianti! Lode agli dèi per aver mandato un vero guerriero a salvarmi. Ehi, eccoti. Eccoti qua. Non hai alcuna speranza.
Ehi, cosa? Cosa? Vieni qui, insieme! Ti schiaccio! Fatti ammazzare! Vedere qua. Lasciatemi andare! Le mie sorelle mi stanno aspettando! Le donne della caverna aspettano! Sei tu qua? Sì! Mia loda gli dei per aver mandato un vero guerriero a salvarmi! Sei ferito. Ti riporto a casa. Ti uccide! Eccoti qua! Guardia, non scherzo. Lasciatemi andare! Le mie sorelle mi stanno aspettando! E le donne della taverna aspettano me. Ma rimarranno tutte comunque deluse. Nessuno di voi ha un minimo di umanità. Provo quasi pena per voi. Risparmia la pena per le donne della taverna. Ma ti hanno spiegato come si usa? Thank you.
sorelle mi stanno aspettando! E le donne della taverna aspettano! Ma rimarranno tutte comunque deluse! Nessuno di voi ha un minimo di umanità! Provo quasi pena per voi! Risparmia la pena per le donne della taverna! Ehi, cosa? Pieno di guardie. Cosa? Non dovresti essere. Ehi, cosa? Poter avere un po' di vino, ma posso chiedere almeno dell'acqua? E se ti pisciassi in bocca e fingiamo che sia vino, cosa ne pensi, eh? È inutile volgarità! Non lasciarmi amar... Sei tu, Pancrate? Sì. Sì, a lode agli dèi per aver mandato un vero guerriero a salvarmi. Dimmi come ti hanno rapito. Meglio non parlarne qui per strada. E queste ferite, inizio a sentirmi davvero debole. Sei ferito. Ti riporto a casa. Questa è casa mia. Prima di entrare, dobbiamo parlare. Preferisco che le mie sorelle non sappiano ogni dettaglio. Ma certo. L'uomo che ha voluto il mio rapimento è un sacerdote di Anubi al Grande Tempio. Uno dei sacerdoti di Pascherempta. Come lo trovo? Indossa una sciarpa blu e tossisce di continuo. La lucertola. So come trovarla. Pancrate! Sei ferito? Che cosa ti hanno fatto? Mi tenevano legato. Mi davano soltanto qualche crosta di pane secco. Allora? Opera della lucertola. Dovrò sporcarmi le mani con il sangue di un altro sacerdote. L'ordine è ovunque. Per salvare l'Egitto ucciderei anche un migliaio di sacerdoti. Siamo votati alla violenza. Ora e sempre. Dobbiamo dirlo a Pascherempta. Ci attende al palazzo. Ho preparato dei cavalli. Veloce, amore! Thank you.
High position, get it. Cosa stai aspettando, amore mio? Facciamo una gara, come facevamo a Siwa? Oh, solo se hai voglia di perdere. A parole te la cavi. Adesso vediamo i fatti. Sei lento! Che cosa si vince? Non lo saprai mai. Sei più lento di Ramsete e lui è morto da un pezzo ormai. Non puoi tenere quella velocità! Vedremo! Più veloce, bestia, forza! Devo fargliela vedere! Coherti, eh? A quanto pare ho vinto io. Pare di sì. Ah, ognuno ha un punto debole. Già, il tuo è vincere con eleganza. Che succede qui? La regina sta per parlare. Andiamo ad ascoltarla. Per colpa loro, gli dèi maledicono l'Egitto. Le esondazioni sono cessate. Ma nel momento in cui la dea vivente salirà al trono, l'acqua risalirà ancora una volta. Con me, Menfi potrà brillare come un rubino al sole. Con me, l'Egitto trionferà! Non posso perderli. Devono sapere che la mia voce è quella della dea. Mia regina, il toro api continua a stare male? Abbiamo scoperto il motivo del suo male. È stato avvelenato. Chi è stato? Le sacerdotesse gemelle. Che siano bolliti a morte nel toro di Falaride. Mia dea, no! Sono state costrette. Il fratello è stato rapito da un sacerdote di Anubi che aveva la tosse e una sciarpa blu. E Tepi! Ma è uno dei miei più fidati consiglieri. Chi rimane all'ombra di qualcuno è colui di cui bisogna dubitare. Se anche Tepi trama contro di me. Tua moglie e tuo figlio erano in pericolo, ma ora sono in salvo. Possiamo sistemare tutto. I sacerdoti di Anubi hanno in programma dei rituali al Grande Tempio. Avranno delle maschere. La mia lama sarà altrettanto efficace. No, Aya. Vado io. Non mi interessa chi ucciderà il sacerdote, che si è fatto prima della partenza per Heracleion. Aspetta.
Che il padre Ptahnun infonda la sua forza nel tuo braccio.